Ho deciso di realizzare questo breve video per illustrarvi come si usa la vernice da ritocco. Io utilizzo una vernice da ritocco My Mary, che ha un costo anche piuttosto contenuto, circa 5-7 euro. Perché si utilizza la vernice da ritocco? I colori ad olio, come sapete, hanno diversi tempi di asciugatura. Ci sono colori che asciugano prima e colori che asciugano più lentamente. E poi anche, ovviamente, i colori che noi applichiamo prima asciugano più velocemente rispetto a quelli che vengono applicati magari alla fine per dare i tocchi di luce al dipinto, no? Questo causa i cosiddetti prosciughi, ovvero alcune zone del dipinto sembrano più spente, più opache rispetto al resto del dipinto. Questo è assolutamente normale, è proprio una caratteristica dei colori ad olio. Quindi non significa che avete sbagliato qualcosa nell'applicazione del colore ad olio. Si tratta solo di riportare tutto il dipinto alla sua originale luminosità. Come si può fare questo? Si può fare applicando la vernice da ritocco. Ora, la vernice da ritocco è una vernice più leggera e meno aggressiva rispetto alla vernice finale, che di solito si applica almeno dopo 6 mesi o un anno, da quando il dipinto è stato terminato. Quindi la vernice da ritocco si può applicare, anche dopo 10-15 giorni dalla fine del dipinto. L'importante è che il dipinto al tatto sia asciutto, perché altrimenti, pur essendo una vernice leggera, porterebbe via il colore. Quindi, ad esempio, se dovete consegnare un dipinto e non potete aspettare un anno, potete passare la vernice da ritocco e magari dopo un anno farvelo restituire e completare con la vernice finale il dipinto. Oppure si può passare la vernice da ritocco se comunque il dipinto vi prende molto tempo e quindi già ad esempio si è asciugato e volete ripristinare i corretti valori di luce e ombra, perché magari quando il dipinto è già asciutto le ombre sembrano più chiare. Invece, passando la vernice da ritocco, ritornano alla loro reale luminosità. Quindi è molto semplice passare la vernice da ritocco. Prima di tutto assicuratevi che la superficie del dipinto sia perfettamente pulita. Poi, molto semplicemente, prendete la vernice da ritocco, la versate in un contenitore. La cosa molto importante, vi raccomando di fare queste operazioni all'aperto o in un ambiente molto ventilato, perché questa vernice è molto forte e fastidiosa. Quindi utilizzate un pennello abbastanza grande e iniziate a passare la vernice da ritocco su tutta la superficie del dipinto e in controluce cercate di vedere se ci sono aree del dipinto che non sono state ricoperte dalla vernice. Quindi passatela molto bene, distribuitela bene su tutta la superficie del dipinto. La vernice da ritocco proteggerà il vostro dipinto dagli agenti atmosferici. Dalla polvere. Guardate già come tutto il dipinto riacquista la sua brillantezza originale.
e voilà, veramente molto molto bello adesso il dipinto verniciato.